Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film del 2023 che negli Stati Uniti è uscito a fine novembre e che attualmente potete trovare in streaming su Amazon Prime Video USA, a cui potete tranquillamente accedere con una buona VPN. Altrimenti aspettate il 18 gennaio che esce al cinema in Italia. Io non ho avuto tutta questa pazienza, primo perché mi piace guardare film in lingua originale, secondo perché è dichiaratamente un film natalizio, quindi ho preferito godermelo immerso nell'atmosfera delle feste. Il titolo del film è The Holdovers, scritto da David Hemmingson, alla sua prima sceneggiatura per il cinema dopo anni di lavoro in televisione. È diretto dal due volte premio Oscar Alexander Payne, interpretato da due attori freschi freschi di Golden Globe per la migliore interpretazione nella categoria commedie, cioè un bravissimo Paul Giamatti e la sorprendente Davin Joy Randolph. Chi segue questo canale sa benissimo che a me piacciono da impazzire le storie di crescita, i cosiddetti romanzi di formazione. Vengo particolarmente toccato da quei film, da quelle storie in cui il protagonista è costretto ad uno scatto di crescita, meglio se accompagnato da un mentore saggio e disilluso. The Holdovers ha tutte queste caratteristiche. Mi sarà piaciuto? Scopriamolo insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Partiamo dal regista Alexander Payne. Classe 1961, si laurea in lingua spagnola e storia alla Stanford University. Prosegue i suoi studi tra Spagna e Colombia, per poi conferire un Masters in Fine Arts presso la UCLA, cioè l'Università della California. Il suo film di tesi, The Passion of Martin, del 1990, adattamento del romanzo El Tunnel dello scrittore argentino Ernesto Sabato, attira l'attenzione della Universal che lo mette subito sotto contratto. In quegli anni il suo modo di scrivere e di dirigere raccoglie l'eredità di un cinema americano che si stava un po' perdendo, un cinema a metà tra la leggerezza di Woody Allen e l'autorialità di Robert Altman. Già nel 2000 Payne viene candidato agli Oscar per la sceneggiatura di Election, una divertente satira su uno scandalo elettorale in una piccola scuola del Nebraska, tratto dall'omonimo romanzo di Tom Perrotta. E da lì non si ferma più. Nel 2002 dirige Jack Nicholson in About Schmidt, sceneggiatura che vince il Golden Globe. Nel 2004 scrive e dirige Sideways, una bella commedia ambientata tra i vigneti della Napa Valley, che gli fa vincere il suo primo Oscar per la sceneggiatura. Nel 2011 vince un secondo Oscar come sceneggiatore per The Descendants con George Clooney. E nel 2013 esce forse il suo film più bello, cioè Nebraska. Storia di un padre di famiglia alcolizzato che crede di aver vinto 1 milione di dollari ad un concorso e che decide di andare a piedi dal Montana al Nebraska per incassare la vincita. Suo figlio, che sa benissimo che il padre in realtà non ha vinto un bel niente, decide comunque di accompagnarlo. In un road movie girato in bianco e nero e con un Bruce Dern monolitico, che grazie a questa interpretazione vince il premio come miglior attore al Festival di Cannes di quell'anno. Nebraska, visione consigliatissima. Nel 2017 esce Downsizing, film con una premessa interessante, cioè la possibilità di miniaturizzarsi per vivere in delle micro comunità utopiche dove tutto funziona e l'umanità impatta meno sul pianeta. Film che però a livello qualitativo non scalda né la critica né il pubblico. C'è chi dice che sia un film incompreso, a me sembra solo un film che parte da una buona idea, ma poi se la lascia un po' sfuggire di mano. Passano ben 6 anni da Downsizing e Alexander Payne torna al cinema con The Holdovers, che secondo me è un film bellissimo. Già dal primo fotogramma, dove vediamo il vecchissimo logo della Universal, che sembra dirci: guardate che questo è un film come venivano fatti negli anni 70, questo è un film come non se ne fanno più. Siamo nel New England, non lontani da Boston, nel 1970. Già i titoli di testa ti fanno venire voglia di avere addosso una coperta a quadrettoni e una cioccolata calda tra le mani, con queste bellissime inquadrature dei dintorni di una scuola, la Barton Academy, coperte di neve, con in sottofondo il coro scolastico che canta. Coro che poi si mescola alla bellissima ballata Silver Joy di Damian Jurado. E vi dico che la colonna sonora di questo film è davvero splendida, infatti vi metto il link
in descrizione. La storia di The Holdovers è molto semplice. In tutta la Barton Academy, durante le vacanze di Natale, rimangono solo tre persone. Il professore di lettere antiche Paul Hunnam, interpretato da Paul Giamatti, lo studente Angus Tully, un convincente Dominic Sessa, abbandonato a scuola dalla madre per andare in luna di miele con il suo secondo marito, e Mary Lamb, una fantastica Davin Joy Randolph, cioè la cuoca della scuola che ha da poco perso un figlio in Vietnam. Questi tre personaggi sono tre simboli molto diversi tra loro di un'America che sta cambiando. Il professor Hunnam è l'America che è rimasta indietro perché crede ancora in valori antichi, come l'ergersi attraverso lo studio e la cultura, mentre la modernità ti chiede di essere cinico, arrivista e di sacrificare qualsiasi valore in nome del successo. Mary, la cuoca, è l'America che vorrebbe farcela più di tutti gli altri e che avrebbe anche i numeri per arrivare più in alto di tutti gli altri. Ma il colore della pelle, il feroce classismo dettato dal capitalismo galoppante degli anni 70, la relega agli ultimi posti della società. Mary ha cresciuto un figlio completamente da sola, facendolo diplomare proprio alla Barton Academy. Ma non avendo i soldi per andare al college, il ragazzo si è subito dovuto arruolare. Essendo di colore, è stato subito spedito in Vietnam e non è mai più tornato a casa. Angus invece è l'America che ha la responsabilità del futuro, indipendentemente dalle sue capacità. Solo perché figlio della cosiddetta classe dirigente, lui dovrà per forza diventare un uomo di successo, un uomo di potere, indipendentemente dalle sue debolezze e dai suoi veri e reali desideri. Sono tre personaggi che vengono raccontati in modo meraviglioso in una sceneggiatura che non annoia mai. Il professor Hunnam, attraverso la fragilità e la voglia di vivere secondo regole nuove di Angus, ritrova il suo lato più umano e la voglia di rischiare. Angus, invece, attraverso i difetti e i fallimenti del professor Hunnam, si rende conto che non solo la perfezione non esiste, ma non è neanche un concetto umano. Non esiste un essere umano perfetto. Cosa c'è di più educativo per uno studente di sperimentare che i suoi stessi professori sono persone imperfette? Il film secondo me è bellissimo, se proprio devo trovargli un minuscolo difetto, ha un finale un tantino prevedibile. Ma non siamo di fronte ad una storia che deve scioccare, bensì siamo di fronte ad una storia che vuole la nostra attenzione perché parla di noi, parla di persone che stanno crescendo attraverso un'esperienza dolorosa. In questo caso, passare il Natale da soli perché o si è perso un figlio o si è stati abbandonati dalla società o si è stati abbandonati dalla propria famiglia. Il titolo stesso del film è di una bellezza poetica. The Holdovers in inglese ha un doppio significato. Significa sia persona di passaggio in un periodo limitato di tempo, quindi per dire ogni studente in una scuola è un holdover, ma anche ogni essere umano in questa vita è un holdover. Ma vuol dire anche un qualcosa che viene messo da parte per un utilizzo futuro. Un avanzo, ma che un giorno potrebbe tornare utile. Proprio come quelle persone che magari incrociamo e incontriamo ogni giorno nel nostro quotidiano, a cui però non diamo nessun valore, ma che in una situazione eccezionale si rivelano uniche e indimenticabili. C'è una battuta del professor Hunnam che mi è rimasta molto impressa, una battuta che riguarda la sua carriera da professore. E la battuta dice: credevo di riuscire a preparare i miei studenti ad affrontare il mondo, dando loro standard e fondamenta. Ma il mondo non ha più senso, il mondo sta bruciando. I ricchi non se ne fregano niente, trattano i loro figli come carne da macello. L'integrità è una barzelletta and trust is just a name on a bank. E questa è una frase che in italiano non è traducibile. Lo so che questa sceneggiatura è stata scritta in epoca moderna e con la metafora dello sguardo sul passato in realtà sta criticando la società di oggi, ma mi piace pensare che uomini di grande etica e grande umanità, proprio come il professor Hunnam, siano sempre riusciti a vedere che cosa non funziona nel mondo intorno a loro, proprio perché hanno degli standard, proprio perché hanno delle fondamenta. Non credo che il mondo sia peggiorato dagli anni 70 ad oggi, ci sono quasi le stesse guerre, c'è la stessa povertà, ci sono le stesse malattie. Credo che ad essere peggiorato nel mondo sia la capacità e la possibilità di ognuno di noi di migliorare se stessi e le persone che abbiamo accanto.
L'ho già detto altre volte in questo podcast, viviamo in un mondo che ci vuole soli e autosufficienti, ma l'essere umano cercherà sempre l'aiuto di un altro essere umano perché è nella nostra natura. The Holdovers di Alexander Payne è un film consigliatissimo, lo trovate su Amazon Prime Video USA con una VPN o dal 18 gennaio al cinema in Italia. E adesso ci abbiniamo una birra d'altri tempi. L'uomo produce birra dal 4000 avanti Cristo, ma quando la birra è diventata un bene di uso mediamente comune, la birra è diventata una bevanda da pub nell'Ottocento, cioè a ridosso della rivoluzione industriale. Cos'è cambiato in quel periodo? È cambiato che il malto non veniva più maltato a fiamma diretta, ma con dei forni più moderni, e soprattutto è stato introdotto questo, il vetro. La birra messa nel vetro doveva necessariamente essere pulita, cristallina e bella da vedere. E quindi anche i processi produttivi si sono adattati a questa rivoluzione visiva, stilistica, che poi si è trasferita nelle ricette della birra. La prima birra nata seguendo questi nuovi dettami fu la Pale Ale nel Regno Unito. E una sua sorellaccia, cioè una sorella un pochino più povera, è la Bitter Ale. Perché dico che è la sorella più povera? Perché? Perché mentre le Pale Ale venivano prodotte con le tecniche più moderne, vendute in bottiglie e consumate in bicchieri di vetro, le Bitter venivano ancora prodotte con malti leggermente meno costosi e quindi leggermente più colorati, più bruciacchiati, e tenute in cask o in botti, quindi le bicchieri risultavano un po' sporche. Oggi ovviamente le Bitter Ale sono pulite tanto quanto una Pils, però rimane storicamente la loro natura da pub più popolare ed è esattamente la birra che mi berrei con il professor Dunham in un pubaccio di Boston. Nello specifico oggi mi bevo una Black Country, cioè una Best Bitter del birrificio Nama Brewing, un birrificio della provincia di Bergamo, birrificio giovane ma che sa fare. Nel bicchiere la birra si presenta un bel color bancone di pub inglese, quei pub che ti viene voglia di mordere perché tanto sono impregnati di birra e probabilmente noccioline. Essendo una birra che ho estratto da una lattina c'è molta schiuma, ma in realtà la Bitter Ale tradizionale dovrebbe avere pochissima schiuma, ma come ho detto prima le Bitter Ale moderne sono altre birre. Al naso si avverte l'odore quasi del biscotto appena uscito dal forno, del toffee. Sono birre amare alla bevuta, per questo si chiamano bitter, ma in realtà hanno anche una nota estremamente dolce. In bocca c'è l'Inghilterra, c'è una nota di amaro molto più simile al tè nero che non al luppolo in sé, un finale leggermente più dolce, estremamente beverina, gradevolissima da bere. E a me questa birra, il suo odore ma anche il suo sapore, mi ricorda l'aria che respiri nei vecchi pub inglesi, quelli che proprio ti si appiccica la mano sul bancone perché c'è birra da generazioni. Quindi The Holdovers di Alexander Payne, film consigliatissimo, abbinato alla Black Country Best Bitter di Nama Brewery. Tra l'altro devo ringraziare il pub La Torre del Luppolo di Pisa, se non ci siete mai stati andateci, un pub fighissimo con una selezione di birre pazzesche, che nello specifico mi ha fornito la birra di questo episodio. La Torre del Luppolo a Pisa. E dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.